Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Folgaria, in Trentino Alto Adige, e voglio portarvi a conoscere la base Tuono, una base dell'aeronautica militare italiana e della NATO attiva dal 66 al 77. Quindi venite con me che andiamo a scoprirla. Ci troviamo nei pressi di Passo Coe, a poche centinaia di metri dal confine con la regione Veneto, precisamente con la provincia di Vicenza. Situata nei pressi di Passo Coe, nel comune di Folgaria, fu una delle 12 basi missilistiche dell'aeronautica militare, dispiegate nel nord Italia negli anni 60, nell'ambito del sistema di difesa aerea NATO del sud Europa. La sua funzione, come quella delle altre basi, era quella di contrastare eventuali attacchi aerei d'alta quota da parte dei paesi del Patto di Varsavia. Il sistema d'arma era basato su missile Nike Hercules, un vettore superficie-aria armato con testate convenzionali e nucleari. Attiva dal 66 al 77, è stata dunque uno dei presidi difensivi proprio di quel periodo storico, che ha preso il nome di Guerra Fredda. Assieme alle basi di Monte Pizzoc, Monte Grappa e Monte Calvarina, la base di Passo Coe, Monte Toraro, era una base di montagna ed era composta, come le altre basi missilistiche Nike Hercules, di un'area di lancio, un'area controllo e di un'area logistica. Area lancio, edificata su una superficie di oltre 16 ettari, occupando i pascoli dell'ex Malgazonta. Si trovava a 1543 metri di quota in località Malgazonta di Passo Coe, in Trentino. L'area controllo si trovava invece sulla sommità del Monte Toraro, a 1897 metri di quota. Area logistica si trovava a Tonezza del Cimone, a 991 metri di quota. Entrambe le località si trovavano in provincia di Vicenza. La base era di fatto la più alta d'Europa. Era l'area operativa del 66esimo gruppo intercettori teleguidati. Allora, noi abbiamo scelto la visita guidata, che ci porterà a scoprire zone che non sono accessibili con l'ingresso normale. Base Tuono era composta da tre sezioni di lancio: Alfa, Charlie, Bravo. Ogni sezione conteneva 7 missili terra-aria. Quello che visiterete è quello che resta della base Tuono, la sezione Alfa. Le altre due non esistono più. Fai te, Nicolò, se tu tiri su, adesso te lo dico, fai tu o faccio io? Il
questo è il capo, il TCO, Tactical Control Officer. Se tu tiri su questo, si accende subito sta lampadina, segnale recepito, tu tieni premuto in su, se vuoi faccio io, e dopo 3 secondi parte sta lampadina, che vuol dire che il missile è partito. Faccio io o fai tu? Vai, tira su e non mollare, stai lì. Puoi mollare. Il missile è partito. 1001, 1002, launch order. Non fa rumore perché il missile è giù al lancio, non l'abbiamo sentito. Velocità del bersaglio che arriva. Si è messo, prima sti numeri erano fermi. Velocità del missile che gli va incontro. Tempo calcolato dal computer, sto qua il protagonista, che manca al punto di intercetto, si chiama, che non è l'impatto. Allo zero si accende sta ultima lampadina, vuol dire che il missile è fuori. Ok? Adesso entriamo nel bunker. Un bunker contenente la strumentazione utile per un eventuale lancio. Qui si trovavano il pannello di sezione, l'apparecchiatura e il controllo per il lancio dei missili. Esso era formato da un corridoio d'ingresso, uno d'uscita e un vano centrale, il tutto chiuso da porte blindate. Qui troverete questo. Questo è un F-104. Ovviamente alla base Tuono non c'era un aeroporto, ma questo velivolo volava nel periodo di funzionamento della base Tuono. Dopo questo siamo arrivati anche alla fine di questo video. È stato un viaggio intenso e stupendo. Vi consiglio di fare la visita guidata, veramente stupenda. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un'altra esperienza. Ciao!